lieve discesa a dicembre il tasso medio sui mutui per l'acquisto di abitazioni. Secondo quanto emerge dal rapporto mensile dell'ABI, è diminuito al 4,42% rispetto al 4,50% di novembre. Nell'ultimo mese dello scorso anno i prestiti a imprese e famiglie sono scesi del 2,2% a confronto con un anno prima, mentre a novembre avevano registrato un calo del 3%. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 5,69%, in discesa. Sempre secondo i dati ABI, la raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di oltre 207 miliardi tra novembre 2022 e novembre 2023. Per quanto riguarda le sofferenze nette, a novembre sono state 17,7 miliardi. Se confrontato con il livello massimo raggiunto nel novembre 2015, il calo è di oltre 71 miliardi. Lieve miglioramento della performance economica per l'agroalimentare nel terzo trimestre 2023. Il PIL è aumentato dello 0,1% nei confronti del trimestre precedente e su base annua. È quanto emerge dalla fotografia scattata dal bollettino del CREA con il suo Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia. Rispetto allo stesso periodo del 2022, fra luglio e settembre, ha subito una contrazione l'indice della produzione sia per l'industria alimentare, con il picco a luglio, sia per quella delle bevande. Le esportazioni agroalimentari nel terzo trimestre 2023 si attestano sui 15 miliardi di euro, confermando un leggero rallentamento dell'andamento degli scambi rispetto ai trimestri precedenti, verso tutti i principali mercati esteri. In aumento anche le importazioni, che riguardano tutti i principali fornitori dell'Italia, con alcune eccezioni tra cui il Brasile. I prodotti maggiormente esportati sono stati gli ortaggi trasformati e i derivati dei cereali. Sul fronte delle importazioni, il CREA segnala aumenti in valore molto elevati per le carni fresche e congelate, a fronte di cali per altri comparti come il lattiero caseario e gli oli e grassi. È stato sottoscritto l'accordo per l'elettrificazione dell'area di Bagnoli. A firmarlo il commissario straordinario per Bagnoli e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, insieme a E-Distribuzione, Invitalia e Terna Rete Italia. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella realizzazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana dell'ex Italsider di Bagnoli. Il primo cittadino, Gaetano Manfredi. È un passo fondamentale perché oggi tutta l'area di Bagnoli non ha una fornitura di energia elettrica, quindi questo consente di realizzare sul sito SIN tutta l'infrastruttura di alta, media e bassa tensione, quindi con la cabina di trasformazione primaria e poi le cabine secondarie, quindi questo è un passo veramente indispensabile poi per consentire all'inizio della realizzazione poi anche delle opere infrastrutturali e anche dei primi edifici, delle prime strutture che andranno a breve a realizzarsi a partire dal PTA e quindi da quelli che sono i primi investimenti previsti. L'intesa prevede la realizzazione di opere di elettrificazione, tra cui una nuova cabina primaria, la cui realizzazione sarà in carico a E-Distribuzione, di fondamentale importanza per sostenere lo sviluppo dell'area e supportare anche la rete elettrica della città di Napoli, a beneficio di tutti i cittadini partenopei. Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione. È un evento straordinario per la città, ma soprattutto per i cittadini che attendono a molti anni la restituzione di questa ex area industriale al territorio e ai cittadini che ne fanno parte. E distribuzione in questo territorio realizzerà una nuova cabina primaria che avrà lo scopo non soltanto di favorire lo sviluppo e il consumo di energia per altre 18.000 utenze, quindi 18.000 nuove famiglie potranno beneficiare di una crescita dei consumi, ma di fatto va letto nella linea, nella continuità della strategia di distribuzione di garantire l'elettrificazione dei consumi. Nel 2023 il fisco ha rimborsato a famiglie ed imprese oltre 22,4 miliardi di euro. È quanto comunica l'Agenzia delle Entrate, segnalando che si tratta del miglior risultato di sempre.
2,5 miliardi in più erogati rispetto al 2022, quando furono rimborsati 19,9 miliardi. Ed c'è anche un ulteriore record, quello del numero dei pagamenti, che superano l'asticella dei 3,4 milioni, asticella mai raggiunta finora. Dei 22,4 miliardi di rimborsi complessivamente pagati, una parte riguardano più di 4 miliardi di rimborsi di imposte dirette, 2,7 miliardi di IRPEF ritornati nella disponibilità delle famiglie ed oltre 1,3 miliardi di IRES restituiti alle imprese.